Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In apertura della seduta del 30 settembre, l'Assemblea ha ricordato Giovanni Furia, consigliere nella prima legislatura, recentemente scomparso, e ha poi approvato la legge che riforma l'istituto zooprofilattico. Si prevede di diminuire il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e aprirne l'attività anche a enti esterni. Con un ordine del giorno collegato, si richiede di nominare al più presto il garante regionale per i diritti degli animali. Paolo Allemano, Partito Democratico. Garantisce la piena operatività di un istituto che ha delle funzioni strategiche nel campo della sanità, della medicina veterinaria, della formazione e della vigilanza degli alimenti. Quindi riteniamo che sia una cosa assolutamente doverosa e opportuna. Maurizio Marrone, Fratelli d'Italia. Vanno a dimezzare il peso del Piemonte nel CDA. Noi abbiamo provato a fermare questo DDL anche perché è già stata annunciata dal PD una riforma integrale degli istituti. Quindi questa è una situazione che si annuncia già provvisoria e va a penalizzare ingiustamente la nostra regione. Il Consiglio regionale ha espresso contrarietà al progetto di una nuova diga sul fiume Sessera in provincia di Biella, votando i due documenti proposti rispettivamente dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Vittorio Barazzotto, Partito Democratico. Vuol dire voltar pagina, opporsi ad un progetto non a prioristicamente, ma soprattutto di questi tempi in cui si parla di spending review, andare a proporre un'opera da oltre 300 milioni, credo che veramente gridava vendetta. Si chiede quindi alla Regione di rivedere e di ritirare gli atti approvati nelle legislature precedenti. Gilberto Pichetto, Forza Italia. Ci siamo dichiarati contrari a questa modalità perché se ci sono questioni tecniche devono essere analizzate e rivalutate. Se è una scelta politica, se l'assuma completamente la Giunta, che vuol dire che cambia idea rispetto alla scelta di Mercedes Bresso nel 2007-2009. La Regione elaborerà un progetto di riutilizzo sociale del castello di Miesino in provincia di Novara, bene confiscato alla mafia. Lo ha deciso l'Assemblea legislativa, che ha espresso voto favorevole anche sull'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, che prevede la pubblicazione su internet delle spese dei gruppi consiliari e per due documenti proposti rispettivamente da Partito Democratico e Forza Italia per il riconoscimento del profilo professionale dell'odontotecnico. È visibile fino al 3 dicembre a Palazzo Lascaris la mostra Matite di guerra, satira e propaganda in Europa 1914-1918, vignette satiriche sulla Prima Guerra Mondiale. La mostra, promossa dal Consiglio regionale e dalla Consulta europea, è curata da Dino Aloi e raccoglie giornali di trincea, disegni, libri, cartoline d'epoca e tavole originali realizzati da artisti e disegnatori di tutta Europa. Prosegue il suo cammino la mostra itinerante Piazze del Piemonte, architettura, urbanistica, eventi, quotidianità. Dal 12 al 19 ottobre la rassegna 250 foto realizzate in 57 piazze di 29 comuni del Piemonte farà tappa a Novara all'Istituto Musicale di Brera in Viale Verdi 2. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.